Nel paziente con embolia polmonare, il primo parametro da valutare è la stabilità emodinamica. Questo perché un paziente emodinamicamente stabile ha un alto rischio di morte, che a secondo dei dati si aggira intorno al 20% a 30 giorni. Necessita quindi di un intervento rapido e spesso di una terapia riperfusiva. Nei pazienti invece emodinamicamente stabili è indicato andare a valutare il rischio utilizzando degli score clinici. In particolare il più utilizzato è il Pulmonary Embolism Severity Index, ovvero il PESI score, sia questo nella sua forma originaria che nella sua forma semplificata. Un paziente che presenta un PESI score in classe superiore alla seconda o un PESI semplificato superiore a zero rientra in una categoria di rischio intermedio. In questi soggetti dovremmo fare un ulteriore passo avanti e andare a ricercare la presenza di segni ecografici, radiologici e biochimici di disfunzione del ventricolo destro. In presenza di disfunzione morfologica del ventricolo destro e rialzo dell'indice di miocardionecrosi, come in particolare la troponina, saremo di fronte a un paziente con rischio intermedio alto. Se non sono presenti entrambi i parametri, saremo invece di fronte a un paziente a rischio intermedio basso. L'ultima categoria di pazienti è quelli a rischio basso, ovvero pazienti che hanno un PESI semplificato uguale a zero o un PESI che rientra in classe prima o seconda. Questi pazienti possono essere gestiti anche per via ambulatoriale, anche se alcuni autori sottolineano il fatto che in alcuni di questi pazienti sarebbe anche possibile trovare una disfunzione del ventricolo destro. E allora i pazienti che presentano disfunzione del ventricolo destro, che è il parametro più importante di rischio di morte in quel paziente emodinamicamente stabile, dovrebbero essere considerati a rischio intermedio. I pazienti a rischio intermedio alto sono pazienti che necessitano di ospedalizzazione e di monitoraggio multiparametrico. Questo perché sono a rischio di deterioramento con instabilità emodinamiche e potrebbero necessitare di un intervento urgente di tipo riperfusivo. In questi pazienti, generalmente, il primo approccio terapeutico è quello di somministrare dell'eparina a basso peso molecolare o dell'eparina non frazionata a seconda dei setting. Questo perché nei primi giorni dopo un'embolia polmonare il rischio di recidiva è molto alto. A distanza di qualche giorno dall'evento indice è possibile prescrivere una terapia anticoagulante orale. Tutti i DOAC hanno dimostrato un'efficacia sovrapponibile rispetto al warfarin nella prevenzione delle recidive del tromboembolismo venoso, con un profilo di sicurezza migliore. Per quanto riguarda edoxaban, nell'Okusai VTE, ci sono delle grosse evidenze che il farmaco ha una efficacia superiore rispetto al warfarin nella prevenzione delle recidive nei pazienti che presentano disfunzione del ventricolo destro, quindi quei pazienti a maggior rischio di morte. Un altro dato molto importante, spesso misconosciuto, è che nell'Okusai VTE noi abbiamo pazienti, circa un 19%, che iniziano il trattamento anticoagulante orale con una dose ridotta. Questo è l'unico dato disponibile per i DOAC di una dose anticoagulante ridotta nel trattamento acuto dell'embolia polmonare. Sappiamo che un paziente con diagnosi di embolia polmonare necessita di almeno 3 mesi di terapia anticoagulante. Sappiamo anche che se alla fine dei 3 mesi è possibile identificare un fattore di rischio potenzialmente modificabile e transitorio, è possibile sospendere la terapia. Nella vita reale, una gran parte dei pazienti ha un rischio di recidiva alla sospensione della terapia molto alto, per cui è indicata a prescrivere una prevenzione secondaria. Sappiamo anche che dal sesto mese di terapia in poi, per alcuni DOAC, è possibile utilizzare una dose ridotta. Ecco, tra 3 e 6 mesi di terapia, siamo di fronte a una zona grigia, in quanto non ci sono dati sulla possibilità di ridurre il dosaggio della terapia anticoagulante, per cui è indicato mantenere una dose di farmaco di tipo anticoagulante, quindi una dose piena.